9 cose da sapere sul referendum che si terrà il 20 e il 21 settembre sul cosiddetto taglio dei parlamentari. Punto primo, quanto si risparmia? L'ha detto chiaro Carlo Cottarelli, sono 57 milioni all'anno. Cottarelli è uno dei massimi esperti mondiali di bilanci pubblici, è stato per 20 anni alla Banca Mondiale, ne sa qualche cosa. Gli altri sono frottole. Di Maio ha parlato di 500 milioni a legislatura, che poi sono ovviamente 100 all'anno, poi ha parlato di più di 400, poi adesso, siccome gli piaceva di più, è ritornato a 500. Sono frottole, 57 milioni. Seconda cosa da sapere, è un risparmio importante? Non è un risparmio importante, è quello che lo Stato spende in 32 minuti e 45 secondi tutto l'anno. Vuol dire che dopo 100 anni di questa riforma si sarebbero teoricamente risparmiati 2 giorni e 5 ore di spesa pubblica in 100 anni. È meno, questi 57 milioni sono meno di quanto si spende per il bonus monopattino. Equivale a un caffè all'anno per ogni cittadino, ma non illudetevi che questo caffè ve lo paghino nel caso vinca, non daranno un bel nulla. Terza cosa da sapere, è vero che con questa riduzione ci si adegua al numero di parlamentari che ci sono in Europa? Risposta, non è vero. Già oggi l'Italia è tra i paesi con meno parlamentari rispetto alla popolazione. A volte fanno anche l'imbroglio di togliere quelli che non sono eletti direttamente dai cittadini. Sempre parlamentari sono. Il Senato francese è un Senato con tutte le sue dotazioni, ma è eletto dagli enti locali. E ci sono altri casi di questo genere in Europa su cui cercano di truffare anche con i numeri. Anche rispetto agli Stati Uniti, raccontano gli Stati Uniti, sono stato molto più grande, ha molti meno parlamentari, a livello nazionale però. Perché gli Stati Uniti sono un altro Stato federale che ha 50 stati, in questi 50 stati ci sono 50 senati statali e 49 camere, perché c'è uno stato, il Nebraska, che ha soltanto una camera che si chiama Senato. In totale, tra deputati statali e federali, senatori statali e federali, sono 8.000 parlamentari. Una balla che l'Italia sia il paese con più parlamentari nel mondo. Quarto punto da sapere. Dicono che con questa riduzione Senato e Camera sarebbero più efficienti. Non ce n'è nessuna prova, non ci spiegano neanche perché dovrebbero essere più efficienti. Il problema è che l'efficienza della Camera e del Senato sta nel vedere quanto bene riesce a controllare quello che fa il governo, evitare gli abusi, e il governo non sono quelle 15-20 persone che sono nel Consiglio dei Ministri, cioè è tutto l'apparato dello Stato che dipende per l'appunto dal governo. Tutte le forze di polizia, gli enti pubblici, l'INPS e tutto quanto, i parlamentari devono anche controllare questo, oltre naturalmente a fare le leggi, che è il loro compito principale, ma il governo cerca di prendersi sempre più il potere di fare leggi per poi metterci dentro spesso delle porcherie. Se il Parlamento viene schiacciato nella sua possibilità di esaminare, l'efficienza finisce a zero, non sarebbe più di fatto in grado di portare avanti commissioni d'inchiesta. Tanto per dire, oggi le commissioni d'inchiesta si occupano di mafia, si occupano dei bambini sottratti alle famiglie come a Bibbiano, si occupano della violenza sulle donne, si occupano di temi molto molto importanti di cui il governo sarà il governo e tutti gli apparati dello Stato, perché ci sono certe cose che solo i parlamentari possono portare avanti, perché il governo non vuole toccare questo e quell'interesse, questo e quel potere. I parlamentari, perché hanno meno voce in capitolo e non hanno dirette responsabilità di governo, a volte fanno delle cose molto interessanti a difesa degli interessi dei cittadini attraverso le commissioni d'inchiesta, oltre che in tutti gli altri modi. Chi dovrebbe essere più efficiente? Il governo. È il governo che ritarda i lavori del Parlamento presentando gli emendamenti continuamente a cose che loro già hanno scritto, non rispondendo alle interrogazioni che fanno i parlamentari nonostante i regolamenti di Camera e Senato impongano tempi stretti. Quinta cosa da sapere, questa riduzione è equa? No, non è equa. Perché? Per misteriosi motivi. Per esempio, il Trentino Alto Adige è sceso da 7 a 6 senatori, quando la media del taglio è del 36,5%. Trentino Alto Adige è una riduzione del 14%. La Basilicata scende da 7 a 3 senatori, la stessa cosa l'Umbria. Non è una riduzione. E con questa riforma i senatori a vita non sono toccati né nelle loro prerogative, né nel loro numero, né per adesso né per il futuro. Quando gli attuali non ci saranno più, il Presidente della Repubblica avrà la facoltà, in un certo senso l'obbligo, di
presentarne, di nominarne degli altri. Dunque, i senatori a vita che nel Senato attuale contano, facciamo conto che siano 7, in questo momento sono 6, ma è normale che ci siano 2 ex presidenti della Repubblica, oggi contano per il 2,2%, con la riforma saranno sempre quei 7 lì, ma sul Senato ridotto, e saranno il 3,5%. Per avere il 3,5% dei senatori occorrono, come abbiamo visto, i voti per esempio della Basilicata, dell'Umbria, tutti più ancora uno in un'altra regione, cioè questi senatori che non sono eletti dal popolo conteranno più di intere regioni sommate. L'Italia ha ormai quasi 160 anni di vita. Com'è stato l'andamento del numero dei parlamentari in questi 160 anni? I parlamentari, alla fondazione della Unità d'Italia nel 1861, i deputati erano 636. Cioè più di oggi. Più di oggi, gli italiani all'epoca erano 22 milioni. Quando arriva il fascismo c'erano in quel momento 550 deputati. Mussolini nel 1929 vuol far vedere che la democrazia rappresentativa è ormai superata, come dice anche Casaleggio oggi, e dunque che fa? Riduce i deputati a 400 soltanto. Esattamente il numero che vogliono fare oggi, con una piccola differenza. All'epoca di Mussolini c'erano solo 40 milioni di italiani, non 60 milioni. Avevano diritto al voto soltanto 14 milioni, perché le donne non votavano e i maschi sotto i 21 anni, che erano molto di più percentualmente di oggi, non votavano, per cui erano circa 14 milioni di elettori. Oggi siamo 49 milioni di elettori. 14 milioni, 49 milioni, lo stesso numero di deputati, il più basso di tutta la storia della Repubblica. La cosa che fa quasi ridere è che nel 1939, dopo 2 legislature da 400 deputati, Mussolini decise di cambiare il nome alla Camera dei Deputati, la chiamò la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e ci mise dentro 949 persone. Per cui vogliono meno parlamentari di Mussolini. Ora, non credo che Mussolini sia un esempio di parlamentarismo. Loro ne vogliono di meno, con molti più italiani. Allora, innanzitutto, come fai a rimediare con la legge elettorale quando una regione ha, per esempio, 3 senatori? Tu puoi fare tutte le leggi elettorali che vuoi, ma vuol dire che i partiti dal quarto in poi, cioè dal 40 al 50% degli elettori, non avranno nessun rappresentante. Seconda cosa, chi vi ha detto che fanno una legge elettorale? Terza cosa, chi ha detto che faranno una buona legge elettorale? La legge elettorale è nelle mani della maggioranza. Oggi la maggioranza può, se riesce a mettersi d'accordo, ma non riesce a mettersi d'accordo, fare una legge elettorale. L'ha già fatta in sede di riduzione del numero dei parlamentari, adattando quella che conosciamo, quella con la quale abbiamo votato nel 2018, ma non c'è nessuna garanzia di come la farà. Ma soprattutto non possiamo sapere come la farà una futura maggioranza, non dobbiamo pensare solo a oggi, la Costituzione si cambia per sempre, quella attuale ha 70 anni. Negli Stati Uniti ha più di 200 anni, non possiamo pensare a domani. Vi fidate che qualunque maggioranza in futuro possa cambiare legge elettorale e avere, magari senza avere il 66% dei voti, bastano, a seconda di come fai le leggi elettorali, possono anche bastare il 45%, a volte anche il 40% dei voti se fai una legge fortemente maggioritaria, per avere i 2/3 di Camera e Senato. Sapete cosa vuol dire avere i 2/3 di Camera e Senato? Vuol dire cambiare la Costituzione anche integralmente, anche la prima parte, quelle che riguarda i diritti della persona, dei lavoratori, l'uguaglianza tra i cittadini, cambiare tutto senza neanche avere un passaggio referendario, con le regole attuali. Riducendo il Parlamento, diamo in mano a chiunque possa venire, che ci sia antipatico, se noi pensiamo che ma oggi vincerebbe la mia parte, forse, poi andiamo a votare. E domani, e fra 10 anni, e fra 20 anni, non possiamo firmare una cambiale in bianco e dare in mano a chiunque capiti di cambiare la Costituzione senza più doverci chiedere il parere. La cosa che fa pensare è che vadano in una direzione sbagliata, però l'hanno detto loro, non siamo noi che lo insegniamo. Davide Casaleggio, che è l'ideologo del Movimento 5 Stelle, l'ha detto chiaro. Il Parlamento non servirà più, la democrazia rappresentativa sarà un ricordo come il feudalesimo. La democrazia rappresentativa, in una parola, è la democrazia. Non esiste uno Stato al mondo che sia democratico e libero senza avere un Parlamento. A questa strada diciamo no alla strada del Venezuela, diciamo no alla strada della Cina, diciamo no alla strada di Hong Kong e diciamo no a questo referendum.